Scarpino, non posso salutarti, te lo anticipavo, senza farti esprimere un pensiero su questo Napoli che torna ad una vittoria, torna a vincere un trofeo, ancora la Coppa Italia nell'eterna sfida con la Juventus. Ma credo che questo sia, l'hanno detto tutti, anch'io mi sono poi espresso in questo modo, credo che sia la vittoria di Rino Gattuso, ha raccolto un Napoli a pezzi in tutti i sensi, fisicamente, mentalmente. Stranamente un allenatore importante come Ancelotti ha fallito a Napoli ed è sotto gli occhi di tutti. Io non mi aspettavo sinceramente che in pochissimo tempo Gattuso rimettesse in piedi quella baracca che era praticamente devastata. Ha fatto un lavoro enorme, ha dato praticamente mentalità vincente ai ragazzi, li ha stimolati al punto giusto, perché poi il Napoli è forte come squadra, sappiamo benissimo che ha delle individualità pazzesche, e quindi è riuscito praticamente in questa impresa che nessuno si aspettava, a parte che ha battuto la Juve, ha battuto prima la Lazio, poi l'Inter e poi ha vinto la finale con la Juve, e quindi questo è secondo me merito soprattutto di Rino Gattuso, che oltre ad essere un grandissimo allenatore io credo che sia un uomo eccezionale. E poi la vittoria è arrivata anche sui rigori, una delle specialità della casa del giocatore Pino Taglialatela, si è presentato al primo calcio di rigore di Dybala, lo para Meret. Può essere proprio questo ragazzo il futuro della Porta Azzurra, anche magari in chiave nazionale? Sì, di tutte e due le poste, secondo me, perché tecnicamente è fortissimo, è un fenomeno, appena 22 anni, già ha fatto vedere di cosa è capace, sta anche migliorando per quanto riguarda il gioco che oggi si gioca con i piedi per il portiere, quindi magari questa era l'unica pecca sua, e sta migliorando veramente rapidamente e credo che da qui a un anno e mezzo non ce n'è più per nessuno. Donnarumma è fortissimo, ma sto ragazzo qui tecnicamente gli è superiore. Questa è una dichiarazione sicuramente da titolo. Grazie a Pino Taglialatela, soprattutto per grazie noi, a voi. Oltre che essere una leggenda del calcio Napoli, dirigente dell'Ischia Calcio, dirigente vincente dell'Ischia Calcio che torna in eccellenza. Grazie Pino per essere stato con noi. Continueremo a voi, a disturbarti a nelle prossime settimane per gli aggiornamenti. Quando volete, siamo a disposizione. Grazie mille Pino. Prego, ciao.